Ospite illustre ed eccellente Massimo Bomba, disegnatore e stilista. Anche a lui chiediamo la sua personale opinione di eccellenza. Cioè, Massimo, che cos'è per te l'eccellenza? Beh, l'eccellenza in questo caso siamo proprio noi protagonisti, è tutto ciò che è prodotto nel nostro paese, in quanto siamo considerati un paese principe nelle eccellenze. Siamo l'eccellenza dello stile, della cucina, dell'arte, di mille cose, da qualche migliaio di anni tra l'altro, non dall'altro ieri. Quindi per me questa è l'eccellenza. Adesso in molti si stanno, diciamo, orientando verso questo, come dire, questo campo, vogliamo chiamarlo così? Ecco, speriamo appunto che non ci sia il solito assalto alla diligenza e che finalmente un prodotto qualificato venga notato nel giusto modo, per quello che merita. Hai sicuramente un tocco magico, come vediamo anche da questa splendida pubblicazione. A che cosa sei soprattutto devoto e che cosa ti ispira quando crei? Ma sono devoto alla nostra storia praticamente, perché la maggior parte dei miei disegni si ispirano a personaggi storici, quindi è quello la grande fonte di ispirazione. Che vuoi, quando tu parli di una Lucrezia Borgia, di un Papa, di Caterina de' Medici, di Luigi XIV, cosa c'è di meglio per un illustratore, per uno stilista? Per me il costume è veramente una fonte inesauribile di idee. E il mio segno, che è particolarmente ricco, particolarmente arzigogolato, si presta bene proprio a disegnare i costumi. Massimo, allora chiudiamo, come con tutti gli altri ospiti, con i tuoi personali auguri a tutto il mondo del web, liberi.tv. Come pensi di augurare Buon Natale a tutti gli amici che ci stanno seguendo in questo momento? Beh, come penso? Buon Natale! Semplice come il suo disegno, il tocco magico di Massimo Bomba.